grazie. Allora, mettiti al centro qui che ti salgo, okay. Le mani ferma, gira il cuore, alza il piede, l'altro, perfetto, accomodati pure, grazie. Qua qualche momento siamo da te. Shalom. Ciao. Oh, ora capisco tante cose. Beh, siamo in un centro estetico. Ho capito, guarda. Chirurgo estetico. No, io sono un'amica della dottoressa e sono semplicemente venuta a salutarla. Ma che amore di amico, sì. Che sei. Sì. Ciao, ciao, senti, puoi accomodarti, eh? Il tuo trattamento è pronto, puoi venire con me. Ah, l'amica. Prego. L'amica, Sharon. Sì. L'amica. Ah, sono la dottoressa Ricci Barbini. Questo è il mio studio, uno studio medico, mi occupo di medicina estetica soprattutto, quindi tutti i trattamenti che riguardano il viso, la bellezza del viso, il benessere del corpo. Oggi questo studio si trova a Manfredonia, in via Gargano 67B. Sono arrivate due ragazze, Sharon e Ramona, che oggi faranno dei trattamenti qui da me per accentuare la loro bellezza. Praticamente migliorare il microcircolo, scolare i tessuti e reclutare ossigeno. L'ossigeno perché la CO2 a contatto con il sangue recluta ossigeno e lo superficializza, quindi toglie l'infiammazione e migliora la cellulite. In più agisce sull'intima del vaso e quindi migliora il microcircolo e ha anche un effetto drenante. Quindi gli effetti con le sedute che proseguono, e sono circa 10, avremo un miglioramento di tutta la gamba, quindi della testa cutanea, del gonfiore, della quindi, però ha delle controindicazioni. L'unica controindicazione assoluta sono gravi insufficienze respiratorie, perché reclutando ossigeno dal naso, ovviamente se già ce n'è poco, perché è un'insufficienza di base e quindi i valori della CO2 sono più alti di quelli dell'ossigeno, ovviamente non lo puoi fare. Però siccome il quantitativo è veramente irrisorio, quello che viene messo in circolo, qualsiasi tipo di paziente in genere lo può fare. L'unica controindicazione... Il numero delle sedute è... Allora, sono 10 sedute per ottenere un risultato ottimo. Dopo la quinta seduta comincia a vedere veramente i risultati. Si può utilizzare anche per migliorare la texture cutanea. Quindi si può fare in superficie con un orientamento dell'ago a 30 gradi. In questo modo sentirai un po' di bruciore, vedi come si gonfia la mano. Questo va ad idratare e ossigenare il tessuto, quindi nelle mani non è il caso tuo perché tu sei molto giovane, però nelle mani con piccole rughe, con disidratazione aiuta tantissimo. Dammi anche un'altra. E nei prossimi giorni che cosa succederà? Nulla, non avrai nessun posto, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi andare a correre. Quindi posso anche prendere il sole? Tranquillamente, si può fare anche sul décolleté. Okay. Vedi come diventa rosso, è un'idratazione. Sì, infatti si sente soltanto un leggero bruciore, però è sopportabile. Tra i trattamenti che utilizzo e spesso faccio e mi richiedono le pazienti è un miglioramento dell'immagine, quindi questo comporta un rialzo degli zigomi, quindi una proiezione del viso verso l'alto, cioè noi con l'invecchiamento tendiamo ad avere la V rovesciata, quindi dobbiamo proiettare il viso verso l'alto. Questo si fa con degli riempitivi di acido ialuronico. Sono degli riempitivi, in che senso? È acido ialuronico cross linkato che si va a posizionare nei piani profondi sopra per gli osteri a livello zigomatico, quindi stiamo parlando del terzo medio, tali da alzarci lo zigomo e quindi anche alleggerire la linea mandibolare e il solco nasogenieo. È un bel trattamento, in genere io utilizzo una tecnica combinata e quindi vado a lavorare in profondità
sul piano suprapiosteo e poi con una cannula mi distribuisco il filler su tutta questa zona. Quindi l'aspetto nell'immediato, la paziente si vede subito più giovane, più bella e più luminosa. Altri trattamenti molto belli per il viso che spesso mi richiedono, che io consiglio, che è anche una prevenzione della formazione delle rughe, è il botulino. Il botulino viene fatto nel terzo superiore del viso, soprattutto nella glabella e nel contorno occhi, che sono quelle classiche zampette di gallina che sono antipatiche quando si prende il sole e rimangono questi segnetti bianchi. A questo si può ovviare con l'utilizzo del Botox completamente in sicurezza, perché il Botox è una tossina, quindi noi con le quantità di medicina estetica che utilizziamo e anche il tipo di Botox riusciamo ad ottenere un bel risultato di distensione e di rilassamento delle rughe con scervo da ogni e qualunque effetto collaterale. L'importante è sempre, mi raccomando, rivolgersi a un medico, perché il Botox è una tossina e dobbiamo conoscere benissimo l'anatomia del volto, così come per i filler, perché le controindicazioni sono innumerevoli se fatte in mani non esperte. Quindi complicanze vascolari, complicanze soprattutto di asimmetrie che possono succedere se posizionati in punti sbagliati, e poi anche il paziente deve essere collaborante, cioè nei giorni successivi ai trattamenti in genere si sconsiglia l'esposizione solare nell'immediato o utilizzare shampoo, fare cose particolari, perché il Botox è una tossina che si deve stabilizzare. Nel momento in cui si è stabilizzata abbiamo il risultato definitivo, che è molto bello. La durata purtroppo è relativa del Botox, sappiamo che si è in sede 3 mesi, però se la persona è costante e rifà il trattamento prima che ricominci tutto il movimento muscolare, il muscolo si indebolisce e quindi può durare nel tempo. Io ho pazienti che praticamente fanno i trattamenti anche dopo 8-10 mesi dal primo Botox, quindi è fondamentale anche da parte del paziente la collaborazione, quindi rimanere costantemente in contatto, anche perché poi parliamo di bellezza e di salute, quindi penso che sia una delle cose da tenere in considerazione. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Allora, vuoi ritrattare le braccia? Sì. Va benissimo, allora facciamo un trattamento oggi con un manipolo perché la zona è abbastanza piccola. Questo è un trattamento con un macchinario che utilizza due tecnologie: il freddo, quindi la crio, detta crio lipo laser, okay. Vuol dire che la crio è il freddo che tende a creare una apoptosi programmata della cellula di grasso, cioè programma la morte della cellula. Qui abbiamo il laser, che è un laser infrarosso, che tende con il calore, arriva sui 45 gradi, a dare un effetto sul tessuto, sul collagene, stimolando il collagene, quindi dando tensione. E rilassola anche. Bravissima. Poi abbiamo anche un elettrostimolatore all'interno che, dando delle contrazioni sul muscolo, da una parte tonifica il muscolo, dall'altra brucia il grasso col movimento muscolare. Quindi è un trattamento in genere, questo è più localizzato, dura, deve fare almeno 6-7 sedute a distanza di una settimana una dall'altra, in modo tale che piano piano avrai la riduzione che vedrai anche nei mesi successivi. Poi abbiamo un altro macchinario, se tu volessi provare a trattare l'addome per esempio, okay, che invece è solo esclusivamente per il panicolo adiposo, con un'aspirazione, okay, e un congelamento. Okay. Questo è il trattamento che andiamo a fare, dura in genere una 30 minuti, ma 15 per braccio, perché il braccio è una dimensione più piccola. Se noi trattassimo l'addome sarebbe mezz'ora una parte e mezz'ora l'altra. Per quanto riguarda l'addome, dottoressa, questo trattamento rispetto a quello chirurgico, che vantaggi ha? Il vantaggio è che noi non andiamo a interferire con la struttura, quindi l'addominoplastica, classica, diciamo che è un intervento vero e proprio, è abbastanza doloroso. Sono tutti trattamenti che però hanno una controindicazione, cioè il paziente deve essere assolutamente sano da un punto di vista sia cardiologico che soprattutto epatico. Perché il fegato, tu sai, che è lo spazzino dell'organismo. Certo. Quindi nel momento in cui noi andiamo a mobilizzare del grasso che muore, viene veicolato attraverso il fegato per poi essere espulso con i reni. Quindi il fegato deve stare bene, okay, e il transaminasi deve essere a posto, e tant'è vero che
nella discussione che abbiamo avuto prima ti ho chiesto se avevi dei problemi epatici, ecco, o cardiaci, solo esclusivamente per tutelarci nel caso in cui, certo, andassimo a fare questo trattamento su più zone, anche perché dipende anche molto dalle zone. Dalle zone in cui vengono. Perché più zone trattiamo, più grassi viene mobilizzato nel tempo. Okay. E quindi deve essere metabolizzato. Quindi consiglierebbe questo trattamento magari a chi ha fatto una dieta? Allora, ovviamente tutti i trattamenti non fatti singolarmente ma associati anche alla carbossiterapia o alla PULP, perché è l'altra terapia localizzata, devono essere accompagnati da una dieta. Certo. Da una dieta corretta e da un minimo di movimento fisico, altrimenti non facciamo nulla. Diciamo che aiutiamo, però nello stesso tempo il paziente non ci aiuta e perdiamo tempo, sia noi che lui. Sono nata e vissuta in Lombardia, e poi i miei genitori però sono entrambi toscani, tutti e due della Toscana. E la casualità è il fatto che io sono venuta qua, in genere dal nord non si va al sud, si fa il contrario, dal sud si va al nord. Però io avevo mio padre, che è un urologo di fama di milanese, è venuto per caso a San Giovanni Rotondo, e perché una sua paziente che era devota di Padre Pio ha voluto che lui venisse a vedere l'ospedale. Quindi lui è venuto e ha conosciuto l'ex direttore sanitario, un monsignore dell'ospedale, il quale l'ha praticamente accalappiato, ha detto: lei deve venire a lavorare a San Giovanni Rotondo. E così dopo qualche anno è stato così guida primario al nord, è diventato primario di una struttura del sud. A questo punto io, un po' per amore di mio padre, un po' per amore della professione, perché anche io sono urologa, sono venuta qua con lui e poi ci sono rimasta, un po' perché è bellissimo il posto, perché c'è il sole, c'è il mare, e un po' perché insomma per la passione per la medicina, che in effetti San Giovanni Rotondo era una bellissima realtà. Quindi ho vissuto i miei anni di specializzazione che ho fatto a Roma, ma in collaborazione con San Giovanni Rotondo, quindi ho lavorato a stretto contatto con mio padre per 5 anni. Poi ci siamo divisi un po' perché io poi ho preso la medicina estetica, ho fatto un master di 4 anni a Bologna, mi è piaciuto tantissimo, quindi alla fine mi sono buttata nel mondo della medicina estetica, però non tralasciando quello che è poi l'amore per la medicina vera e propria, e quindi il 118 e anche l'urologia. Tanto è vero che i miei pazienti vengono più che altro per diciamo, la comunicazione, l'umanità e l'empatia che si crea tra di noi, che è la cosa più bella secondo me. Come sei leggermente abbronzata, mi sento un po' più sta preparando che ho messo un po' più basso per evitare che ti leghi in superficie la mia e ti crei un'ustione. Quindi d'estate si può fare ugualmente? Sì, si può fare anche d'estate, non ci sono limiti, anche perché lo possiamo tarare in modo tale da non leggere la mia sulla pelle. In genere le sedute sono mensili, una al mese, il pelo deve essere corto in modo tale che non perde potenza sul pelo e senti meno dolore. Quante sedute servirebbero? Le sedute sono soggettive. C'è chi con 5-6 sedute risolve, c'è chi ha bisogno e necessità, tipo gli uomini, oppure le ragazze molto giovani che hanno problemi ormonali, che necessitano di almeno 10 sedute. Tra un tricolocetico puro che purtroppo dà un frost. Il frost significa che denatura le proteine della pelle e quindi successivamente avresti un downtown molto lungo, quindi una pelle molto secca che poi si sfoglia da sola e andare in giro insomma non è proprio carino. Non è proprio carino andare no, in giro. Direi no. Invece con questa la cosa bella è che facendo un'esfoliazione nei successivi trattamenti molto molto soft, ti rinnova lo strato corneo e ti prepara la pelle anche all'esposizione solare. Ho capito. Poi se vuoi lo puoi integrare con una biostimolazione vera e propria. Ovvero, dottoressa? Acido ialuronico iniettato all'interno della pelle. E ci sono due tipi di trattamenti. Mm-hmm. Sono un acido ialuronico leggermente crosslinkato che ti dà idratazione profonda e l'altro invece è un biostimolante, cioè acido ialuronico, vitamine, antiossidanti e ed enzimi. E quello va a lavorare proprio sul collagene e l'elastina. Invece, dottoressa, per chi magari ha quelle macchie sul viso, il peeling,
è una soluzione a questo problema? Cioè, questa è una domanda molto difficile. Allora, ci sono diversi tipi di macchie, macchie solari, macchie superficiali, che si trattano in genere con i laser. Uh-huh. Laser full switchato, che praticamente ha affinità alla melanina, polverizza il pigmento e poi il nostro organismo, con i macrofagi, che sono cellule spazzine, crea una sorta di infiammazione locale e pulisce la zona della macchia. Le altre macchie invece sono diverse, sono macchie dermoepidermiche, parliamo di melasma e cloasma, sono quelle macchie più distese, brunastre, che si trovano magari sulla guancia o sul mento, sulla fronte. Quelle si trattano con dei peeling su base enzimatica, praticamente, che vanno ad agire soprattutto sul melanocita, quindi disattivano il melanocita e sfogliano la pelle piano piano, fino a che poi la macchia piano piano scompare. Però quelle sono macchie che purtroppo spesso e volentieri riaffiorano negli anni, perché se il melanocita comunque viene disattivato nel momento in cui vai al sole, c'è la possibilità che si riattivi, magari in maniera molto meno importante, però sì. Senti un po' di bruciore? Sì, infatti le stavo per chiedere se era normale questo bruciore che sto sentendo. Quindi è solo questo il fastidio, è che solo questo. Perfetto. Poi la pelle la sentirei molto pulita. Questa la chiamano il peeling delle celebrità, perché la fanno la sera prima di andare a cena, una cena importante. Quindi il viso è bello teso, disteso. Perfetto, quindi domani ti mostrerò 10 anni di meno. Sì, per la panastilata. Ok, abbiamo finito. Poi te lo tampono e ti metto un po' di crema. Okay. Una cosa veloce che si può fare anche nella pausa pranzo. La cosa che a me piace di più proporre alle mie pazienti, soprattutto prima dell'estate e dopo l'estate, è una buona preparazione della pelle all'esposizione solare. Siccome la pelle tendenzialmente si disidrata e con il passare del tempo, dai 25 anni in poi, tende a perdere l'acido ialuronico, la cosa che mi piace fare è proporre dei trattamenti di biostimolazione e di biorivitalizzazione. Che cosa sono? Cioè, consistono nell'iniettare all'interno della pelle una sostanza che poi fondamentalmente è a base di acido ialuronico, però con l'aggiunta di antiossidanti, enzimi e vitamine. Questo per dare alla pelle una forte stimolazione alla produzione di collagene e di elastina, che sono le strutture portanti della nostra pelle. In più una forte idratazione, che con il sole si tende a perdere, in modo tale che la pelle per tutta l'estate può ricevere sole, calore e tutti gli agenti atmosferici che d'estate purtroppo incidono sulla nostra pelle, mantenendola sempre idratata. Quindi arrivando poi nel post estate si ripropone lo stesso trattamento in modo tale da mantenere sempre uno stato di idratazione ottimale. Questo come prevenzione sempre e come ristrutturazione, senza andare a fare particolari macchinari, si parla tanto di radiofrequenza, di laser, però se la paziente è costante e segue un programma di biostimolazione, veramente la pelle risulta molto più luminosa, la texture molto più bella e sembriamo molto più giovani, che è quello che poi vogliamo fare, no? Questo è l'intento, di rimanere giovani. Ti è piaciuto il trattamento? È stato meraviglioso, dottoressa, veramente bellissimo, grazie, grazie, grazie. Perfetto, mi fa piacere, quindi ci vediamo la prossima volta, d'accordo? Ok. Ciao, arrivederci. E tu che ci fai qua? Ti stavo aspettando, volevo assistere al miracolo, ma come sei radiosa! È normale, nelle mani della dottoressa diventiamo tutte più belle. Quindi guardate bene poco.